Gentili telespettatori, buona giornata. Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio, incontra Angela Merkel, la cancelliera tedesca. Quando sento parlare dei due mi viene sempre in mente quando un audio intercetta Conte che sparla con la cancelliera di Matteo Salvini. Diventa poi pubblico e Conte si scusa con Matteo Salvini, il capo della Lega. Che vergogna, mamma mia. E andava a sparlare con un capo di Stato straniero di un leader politico italiano della sua maggioranza. Che vergogna quell'uomo, veramente una doppia tripla faccia che è indecente. Ma intanto si incontrano a Villa Doria Pampili per una cena di lavoro dal significato quasi simbolico, dove Conte insiste con il solito ritornello che non ha capito che non porta da nessuna parte. Sui migranti serve una cooperazione europea. Io mi chiedo, ma ci fa o ci è? Nel senso, non l'ha ancora capito che gli stati europei non vogliono neanche sentir parlare di richiedenti asilo, che sono pochissimi. Immaginatevi se l'Europa vuol sentir parlare di clandestini, cioè persone che entrano illegalmente in Italia. E lo abbiamo visto, i paesi europei dicono: bisogna accogliere, ma falli scendere. Però sempre se è fuori dal loro paese, chiaro? Sempre se è fuori dal loro paese. In Italia bisogna farli scendere, bisogna, poveracci, disumani, mostri questi italiani, però sempre a casa degli altri, non a casa propria. Questo è il succo del discorso che Giuseppe Conte ancora non lo vuole capire. Non ci sarà mai e poi mai, ve lo posso dare per certamente matematico, non esisterà mai una redistribuzione europea automatica di persone che entrano in Italia in maniera illegale, violando la legge. Non ci sarà mai. E poi c'è sempre qualcuno: ma scappano dalla guerra. Ma non è vero, scapperanno dalla guerra il 2 il 3% di quelli che arrivano, gli altri convergono in Libia perché è il punto più vicino all'Italia, o in Tunisia, un altro punto vicino all'Italia, convergono lì perché lì ci sono le partenze. Ovviamente non si può partire dal Sudafrica, non si può partire dall'Egitto che è più lontano, si parte dalla Libia. Ma visto che la Libia è in guerra, tutti quelli che partono dalla Libia scappano dalla guerra. Non è assolutamente vero. A parte questo, che voi italiani, voi che seguite questo canale lo sapete, per meglio di me probabilmente, Conte continua a credere in una redistribuzione automatica europea. Proprio Orban, quando era venuto in Italia alla festa a Treio 2019, invitato da Giorgia Meloni, aveva detto: Ma questo governo pensa veramente di mandare in giro per l'Europa obbligatoriamente, automaticamente, degli illegali che non dovrebbero mettere piede nel territorio europeo? Ma state scherzando, diceva Orban. Eh no, caro Orban, non stiamo scherzando, purtroppo. Giuseppi crede veramente di riuscire a redistribuire ancora. Dice: incontro Angela Merkel, gli dico la soluzione europea, quella gli avrà detto: ya Giuseppe, ya, sì, ya, redistribuzione europea di migrante, ya, sì, Giuseppe, tu fai vedere il tuo mantolino? Vi ricordate Fantozzi, no? No? Tu italiano? Tu italiano, baffi neri, passport, mafia, prima dice cosa poi fa altro? Vi ricordate Fantozzi con... Vabbè, a parte questa parentesi cinematografica, che qualcuno farà ridere, qualcuno gli farà scaturire i peggiori insulti verso di me, la rabbia, no? Cosa dice questo? Come si permette? Vabbè, a parte questo, la Germania è in prima linea nella ricollocazione, ripete ancora Conte. Ma Conte dove ha visto la Germania in prima linea per la ricollocazione? Ma dove l'ha vista? Eppure solo qualche giorno fa da Berlino è arrivato l'ennesimo diktat alla polizia tedesca perché effettui i controlli più serrati ai confini, avete capito?
E ancora prima la stessa Merkel aveva ricordato all'Italia l'impegno a riprendersi i cosiddetti dublinati con i voli charter verso i nostri aeroporti. Quindi la Germania militarizza i confini e il Ministero dell'Interno tedesco dice alla polizia di frontiera: dovete intensificare i controlli, non vogliamo che entra più nessuno. E dite all'Italia di riprendersi i dublinati, no? Capito? Quelli che ci rimandavano coi charter drogati, vi ricordate che li sedavano, arrivavano completamente rimbambiti? Ecco, questa è la Germania. Però Conte dice: sono in prima linea, ma vedete, la Germania è in prima linea nella ricollocazione. Allora, quella ricollocazione fantomatica di cui parla Conte del patto di Malta, io l'ho sempre detto, il patto di Malta parla solo di una ridistribuzione, a patto che la migrazione non aumenti, di una ridistribuzione dei, sempre su base volontaria, dei richiedenti asilo, che sono pochissimi. Cosa succede? Che quando arrivano, quando Conte fa scendere una nave con 200 migranti, la Germania dice: mandamene 35, la Francia dice: mandamene 35. Poi inviano una delegazione francese, una delegazione tedesca, una delegazione del Portogallo, e vengono a esaminare le pratiche di questa ricollocazione, no? E la Germania, vi faccio un esempio, dice: ok, siamo qui, bene, noi prendiamo 35, fatemi vedere dove sono i 35 richiedenti asilo, con i documenti che convalidano che siano realmente richiedenti asilo. E l'Italia dice: ma erano solo 5 sulla nave, erano solo 8, le abbiamo già dati uno al Portogallo, tre a quell'altro, ne rimangono due. La delegazione della Germania cosa dice? Ok, verifichiamo se questi due sono veramente richiedenti asilo. Dopo la verifica li porto in Germania e l'Italia gli dice: vabbè, ma tu erano 35 meno 2, te ne do altri 33, li vado a chiamare. No, 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 no. Clandestini, o come si dice più elegantemente, migranti economici, te li tieni tu, perché nel patto di Malta si parlava di richiedenti asilo. Come ho sempre detto, chi è il richiedente asilo? Una persona che scappa dalla guerra o scappa da una persecuzione politica, religiosa, di genere, sessuale, eccetera, eccetera. Questa è la realtà. Ma Conte continua a ripetere, poi quello che a un certo punto io non so se ci è o ci fa, non l'ho ancora capito realmente. Ma Nicola Porro, proprio nel suo editoriale di oggi, diceva: Conte è il presidente di tutte le stagioni, per tutto e per tutto. Lui dice tutto e il contrario di tutto. Lui qualsiasi cosa cambia direzione, va dove va il vento, dove soffia il vento. Adesso il vento è verso la sinistra, vado a sinistra, poi a destra, prima facciamo il decreto sicurezza bis, e poi facciamo scendere tutti, e poi ricambierà di nuovo idea, chissà, in un altro governo cambierebbe di nuovo idea, per poi cambiare un'altra volta. Ma non è che cambia idea. Lui ipocritamente segue il gregge, anzi, il gregge va di lì e lui si mette a capo del gregge. Poi si gira e vede che il gregge è andato da un'altra parte, allora lui correndo si rimette a capo del gregge. Ecco, questa forse è la fotografia più reale di Conte. Davanti al gregge, ma il gregge si sposta e lui si sposta. Il gregge si risposta e lui davanti al gregge si rimuove da un'altra parte. Questa è la fotografia plastica di Giuseppi, il nostro caro avvocato del popolo. Ma secondo Giuseppe, Italia e Germania devono lavorare insieme per affrontare la comune responsabilità europea nel dare risposte adeguate ai cittadini. Guarda Giuseppe che la Germania non crede di avere una responsabilità comune con l'Italia sui migranti, non credo, ma neanche minimamente credo. Ma la Merkel gli dice: ya, Giuseppi, abbiamo stretto il rapporto bilaterale a livello europeo e internazionale, e questi si possono intensificare ancora di più, ya, Giuseppi. Intanto la Merkel parla anche di una unione bancaria per garantire la stabilità dell'Europa e su una strategia unitaria per contrastare l'effetto dei dazi, dice: le tensioni commerciali influiscono in modo negativo sull'economia. Dice: dobbiamo scommettere su ordine mondiale commerciale basato sulle regole. Sul tavolo poi c'è anche la questione Ilva. Dice: ci siamo ripromessi una cooperazione anche per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico, assicura Conte.
Il governo sta lavorando su una soluzione che tenga in piedi da una parte la tutela della salute e dell'ambiente e dall'altra la salvaguardia dei livelli di occupazione. Bisogna fare marciare all'unisono valori come salute, ambiente e lavoro. Ecco perché parlo di Cantiere Taranto. È una grande sfida per il più grande centro siderurgico in Europa. Meno male che Giuseppi vede Cantiere Taranto come se fosse il titolo di una trasmissione televisiva. Cantiere Taranto, conduce Giuseppi Conti. Vabbè, lui la vede in modo così, no? Cantiere Taranto, adesso lì sarà una fucina di idee, una pioggia di idee, faremo grandi cose, ma alla fine le grandi cose che vuol fare Conte non esistono. Sono sempre dei bluff, purtroppo. L'Italia aveva creduto di aver trovato un vero presidente del Consiglio, lo adoravano, addirittura nel Conte 1 aveva il 65% di gradimento, staccatissimo da Salvini e Di Maio che erano al 40-35%, lui era al 65%, idolo indiscusso del popolo italiano. Adesso è andato quasi al livello di Renzi come appeal sugli italiani, gli italiani sì, sono rimasti decisamente delusi dal nostro ciuffetto Giuseppi, no? Così. Va bene. Vi ringrazio per avermi seguito fino al minuto 11:30, vuol dire che almeno le cose che dico non sono così noiose, hanno un minimo di interesse. Se non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale così mi aiutate a farlo crescere. Nella community trovate tanti sondaggi giornalieri. E ci siamo anche su Facebook, se vi è più comodo vedere questi video su Facebook, li trovate esattamente tutti e li potete condividere con parenti, conoscenti, amici, condividere in WhatsApp, ovunque su internet avete il mio permesso, potete utilizzare i miei video in qualunque parte d'Italia, in qualunque contesto li potete utilizzare, li potete far vedere a scuola, li potete far vedere in una sagra di paese, li potete far vedere ai vostri figli, ai vostri nonni, come e dove volete. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Buona giornata e a questo punto, sì, buona giornata e ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.